Ebbene, la White Run si è conclusa. Ho raccolto molte testimonianze dai cittadini residenti della zona. Il fatto eclatante è che su via Bovio, l'isolato compreso tra via Indipendenza e via Libertà, ci sono 8 cassonetti, 4 ad un angolo e 4 all'altro. Ebbene, lì i residenti non possono più respirare, hanno perso la loro pace e comunque chiedono che i cassonetti, quei cassonetti che vengono mostrati nel video, vengano sostituiti con dei cassonetti funzionanti del classico tipo, quello in ferro, che hanno questa forma a casetta, così da non far uscire la puzza di tutto ciò che viene messo dentro. Chiedono che le strade vengano lavate come si faceva una volta, rimuovendo le macchine e agendo direttamente sul marciapiedi e il sottostante marciapiedi, perché le strade puzzano sia di giorno che di sera, ma non è solo una questione di via Bovio, ma è anche una questione proprio di tutta la zona del quartiere Libertà o anche altri quartieri. I cassonetti sono, appena ci si avvicina, sono pieni di api, puzzano, non vengono mai lavati, anche i cassonetti dell'organici. Comunque si richiede che i cassonetti della carta e della plastica vengano svuotati più frequentemente, perché sono sempre pieni. Però ecco, ritornando a noi, io chiedo che questi cassonetti che sono postati in via Bovio vengano sostituiti con dei cassonetti chiusi, perché la gente, come ripeto, hanno dimostrato e scritto sui lenzuoli anche che non possono più vivere civilmente, sono persone che pagano l'immondizia, mentre negli altri video avevo fotografato e dimostrato comunque che quei cassonetti erano sempre pieni o il lunedì, ma anche in settimana i residenti mi hanno assicurato che è sempre così la situazione. Ecco, con i lenzuoli bianchi nella White Run ho voluto dimostrare come i residenti protestano anche loro in questa maniera. Ecco, quindi non si può far finta di niente. Io più volte ho mandato i miei video al sindaco, all'assessore all'ambiente, al presidente Grandaliano dell'AMIU. Vi faccio una preghiera: per cortesia sostituite questi cassonetti, perché la gente mi ha pregato, ha visto in me, non so che cosa hanno visto. Io ho detto, io più che fare il portavoce per voi non so come fare. Bene, spero che questa volta io vengo sentito, ma non è per me, io mi faccio portavoce di tanti cittadini che non devono respirare la pozza dei cassonetti. Vi prego al più presto prendete provvedimenti. Vi ringrazio a nome mio e del popolo del quartiere Libertà. Grazie.